Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Doesn't Matter. Becco un video spacco che mi piega in due, fissa assurda, non ci credo. Questo è il canale di Daniele, Doesn't Matter. Non ne puoi proprio fare a meno, Doesn't Matter, Matter, Matter. Cantare in macchina, chi è che non ama farlo? Quando sono solo do il meglio di me, perché sparo la musica a tutto volume e poi comincio a cantare come se non ci fosse un domani. Mi hai già portato al lago dove un abbiglio non c'è. Poi il massimo della vita è quando hai un passeggero che fa i duetti con te. Esci quelle bocce che le voglio, lo spargere con l'olio, ho voglia di svuotarmi il portafoglio. Ecco, internet mi ha dato la conferma che non sono l'unico a fare questa cosa. Che amiche simpatiche, una è la copia giovane e forse un pochettino più carina di Britney Spears. L'altra c'ha talmente tanto trucco addosso che se l'ha invitata a casa vostra, combinate una serata carina, al mattino quando si sveglia vi lascia la sindone sul cuscino. Ma al di là della canzone del dubbio gusto musicale, cosa c'è di più stupido che guidare senza guardare la strada? Ovviamente guidare togliendo le mani dal volante per fare un fottutissimo cuoricino con le dita. Ma guarda la strada e metti quelle cazzo di mani sul volante! Ecco, lo sapevo, due idioti in meno sulla faccia della terra. Ma chi soffre per davvero in questa puntata del podcast è sicuramente il povero Ron Johnson. Chi è Ron Johnson, vi chiederete voi? Ron Johnson è lui! Hello, my name is Ron Johnson. Perché sta soffrendo la versione invecchiata di Macete? Perché è affetto da una patologia molto strana. Il povero Ron non riesce a smettere di ruttare. Hello, my name is Ron Johnson. Ron ha perso la moglie, ha perso il lavoro perché sono mesi che a ogni peto secondo, anzi a ogni rutto secondo, fa dei rutti prototonici. Sarasota County Health Department. And they were baffled. Nobody had ever heard anything like this or seen anything like it. No, non sono cattivo perché rido di lui. Vabbè, dai, forse un pochettino. Ma ci rido sopra perché ormai fortunatamente quest'uomo è guarito. Però non verrà più a cena da mia nonna. Dai, ditemi che non è un suono affascinante. Avrebbe potuto doppiare i Transformers. Provate ad immaginarvelo ai colloqui di lavoro. Buongiorno, signor Ron. Lei è qui per... Mi scusi, voglio propormi come barista. Quali sono le sue qualifiche? Ah, capisco, ha già lavorato in un bar? Lei è l'uomo perfetto, è assunto! E concludiamo questa puntata con i magici animali del web. In questa rubrica del No Sense non potevano mancare le capre. Dopo la famosissima Screaming Goat, ho trovato la capra parlante! Sì, ok, non si capisce un tubo di quello che dice, ma d'altronde noi non parliamo la lingua delle capre. Ma ho un messaggio per tutti voi che non avete ancora capito che ogni due settimane faccio questi video un pochettino più brevi e completamente no sense. Che capretta maleducata, c'è sicuramente un modo più carino per dirvi questa cosa. Ecco, forse lo sospettavo, direi che possiamo concludere qui questa puntata. Sono Daniele Doesn't Matter e se il video non vi è piaciuto, vi mando tanti cari saluti. Un bacione alla mamma, California, e a venerdì prossimo! Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, clicca mi piace e condividi su Facebook. Qui in alto potrai trovare gli ultimi tre video che ho fatto. Ogni venerdì uscirà una nuova puntata. Questa è una storia. Beh, ne hai di cose da fare. Ti sembrerà impossibile. Dai, clicca mi piace. Per favore, sarò il tuo migliore amico. Ore passate tra sei fantasie zero realtà. Io non capisco e non mi va. Tra me e te io voglio solo verità.